Mi unisco agli interventi dei colleghi su quanto è successo solamente pochi minuti fa nella città di Nizza, in uno dei luoghi simbolo di quella città, della Francia, della nostra Europa, la cattedrale di Notre-Dame. Un orrore indicibile, Presidente, che però noi abbiamo il dovere di dire e di denunciare in quest'Aula. L'omicidio, la decapitazione di due persone, un colpo alla Francia e all'Europa in uno dei momenti più drammatici della storia recente della Francia e dell'Europa, nel momento in cui facciamo i conti, siamo alle prese con gli effetti della terribile pandemia che compromettono, mettono a dura prova la tenuta sociale, economica dei nostri paesi. E in questo contesto l'attentato di questa mattina ha l'obiettivo di creare paura, disorientamento, irrazionalità. A tutto questo la politica deve rispondere con la massima fermezza. La solidarietà che a nome del Partito Democratico esprimo alla Repubblica francese, al popolo francese, alla città di Nizza, già colpita da un terribile attentato terroristico nella sera del 14 luglio 2016, durante i festeggiamenti di popolo per celebrare la Repubblica francese, è oggi un tentativo innanzitutto di minare lo Stato di diritto. A questo si risponde rafforzando lo Stato di diritto, dimostrando che lo Stato di diritto è più forte del tentativo dei terroristi. È un attentato, Presidente, particolarmente grave, lo sappiamo, perché, e concludo, è il culmine di una sequenza che ha colpito in questi anni l'Europa, in particolare la Francia, e che ha visto solamente pochissimi giorni fa nell'omicidio, nella terribile decapitazione davanti alla scuola dove egli insegnava, vicenda di gravità inaudita. Quell'omicidio di Samuel Paty voleva colpire anch'esso il simbolo dello Stato di diritto, l'insegnamento, l'educazione alla laicità e alla libertà. E allora dico, Presidente, che la fermezza che noi dobbiamo di fronte a questo penso si debba esprimere non solo nello sdegno di quest'Aula stamattina, ma in una risposta molto forte. E le chiedo, allora chiedo per suo tramite, che quest'Aula possa dedicare alla figura di Samuel Paty, così simbolica, un'apposita sessione di lavoro per riaffermare l'importanza dei valori di libertà, di laicità, contro ogni scontro di civiltà che tradisce tutte le religioni, grazie, anche quella dell'Islam. Grazie a lei, Presidente, grazie a tutti voi.